amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del nostro professor Antonino Russo, che quest'oggi ci spiegherà un po' l'origine di alcuni termini diventati di uso comune, diciamo, nella quotidianità. Più corrente, sì. Uno di questi, per esempio, la parola che più hanno in bocca palermitani è camorria. Sinacamurria, ecco il termine esatto, sinacamurria. Un vocabolo che almeno lo sento una volta al giorno. Al giorno, perlomeno. Camurria, che cos'è? Che significa camurria? Camurria è la corruzione dialettale palermitana di gonorrea. Che cos'è? Sì, è la gonorrea. Che è una malattia, praticamente. Sì, sì, che è un'infezione fastidiosissima, chi so camorria, fastidiosissima che appunto colpisce gli organi genitali e si manifesta con bruciore, gonfiore, ma soprattutto con un effetto che è il più fastidioso di tutti, che è la difficoltà di urinare. Ah, ecco. Quindi quando noi diciamo camorria, in realtà noi stiamo dicendo, quando diciamo camorria, che è gonorrea. Parola che è mattola, significa mattola. Mattola significa orinale. E come mai noi chiamiamo il cotone idrofilo mattola? Mattola deriva dal latino, dal sostantivo latino matula. Che vuol dire orinale. I latini utilizzavano matula anche come parola offensiva, come noi diciamo du cantaro, du pezzi cantaro, no? Uh-huh. Ecco, i latini dicevano appunto illa matula, per dire du pezzi renale, no? Ecco, era un termine ingiurioso, lo usavano appunto, cioè, nel linguaggio colloquiale per ingiuriare qualcuno, gli davano della matula. Oh, come mai appunto è finita questa parola nel dialetto siciliano e avere il significato di bambagia, di cotone idrofilo? Perché appunto già ai tempi dei romani, si usava portare nella matola, nell'orinale, il prodotto della minzione di un malato, cioè l'urina di un malato, al medico, perché allora le analisi erano soltanto visive, non c'erano strumenti tecnici di analisi. Ovvio. Ecco, il medico appunto esaminava visivamente l'urina. Siccome, Michela mia, nel trasporto dalla casa del malato al laboratorio medico, alla casa del medico, c'era un inevitabile sciabordio. Allora si prese l'abitudine col tempo di mettere, quando il malato doveva fare la pipì, di mettere un grosso batuffolo di bambagia nel fondo della matula, e portare appunto non l'urina liquida, ma il cotone idrofilo imbevuto di urina dal medico, che poi per i fatti suoi lo spremeva e punto, analizzava visivamente l'urina. Poi col tempo, stranamente, perché succedono questi passaggi di nomi, si chiamano metonimie, per metonimia col tempo il contenuto prese il nome del contenente, cioè il cotone idrofilo prese il nome dell'oggetto che lo conteneva, matola, e in siciliano è amatola. Siccome siamo sempre bravi a dover raddoppiare tutto, amatola è diventata amatola. Ecco, per cui, per esempio, immagina quando in una medicheria di ospedale due infermieri stanno sterilizzando siringhe, eccetera, eccetera, e uno dice all'altro in dialetto palermitano passa amatola, gli sta dicendo in realtà passa un altro termine è fico, perché un fico si chiama fico, per questo, cioè nell'antica Grecia uno dei manicaretti più, come dire, squisiti della cucina greca era il fegato d'oca o di maiale,
cotto in un umido con fichi secchi. Si chiamava Epar Sicoticon. Fegato coi fichi secchi. E i romani copiarono questa ricetta greca e la tradussero, ne tradussero anche i due termini, e diventò in latino iecur, che è il nome del fegato, iecur ficatum, cioè fegato, d'oca o di maiale, cotto con i fichi secchi. Col tempo, si dimenticò iecur e rimase ficatum. Prima evidentemente si trattò magari di uno scherzo nel latino colloquiale, per cui un popolano diceva, per esempio parlando mal di fegato che aveva, ficatum, non diceva più iecur, e quindi rimase l'aggettivo ficatum, cioè dei fichi secchi. Come nome dell'organo interno. E quindi in realtà nostro. Il fegato è un fico. Sì, è come, ecco, noi diciamo ficato, diciamo da cosa chi fico secchi. Ah, ecco, perfetto. Però i greci hanno mantenuto i due termini. Loro parlano di sicoti, il fegato che si mangia, mentre invece il termine medico scientifico è ipar. Hanno mantenuto l'eparsicoticon, hanno mantenuto i due termini. Quello che si mangia è un fegato come un osso, però il termine scientifico non è fegato come da noi, è ipar, cioè il fegato, il nome antico del fegato. Sono stati più furbi per sì, hanno mantenuto i due termini. Bene amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, abbiamo imparato qualcosa in più di quelle che sono vocaboli che noi nel quotidiano utilizziamo. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Come sempre vi do appuntamento e di consultare il sito che è www.lafinestrasullasicilia.com e la pagina di Facebook che è La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti, e di inviarci tutte quelle che sono le vostre richieste, curiosità, domande su modi di dire, su storie che magari avete sentito dire da bambini e che magari non ne conoscete bene l'origine, e il professor Antonino Russo con grandissimo piacere sarà ben lieto appunto di rispondere. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima.